Questo messaggio è un momento di riflessione, ma anche un momento di realtà. È un messaggio che desidero condividere con le persone che mi ascoltano in un ambito non specifico, se vogliamo un ambito ristretto, quale può essere un newsgroup, quale può essere un blog. Ecco, io direi che Facebook in questo caso potrebbe essere l'ambito ideale per suggerire una deduzione, o se preferite un insegnamento, però attenzione, non è un insegnamento che voglio darvi io, ma un insegnamento dedotto dalle miserie umane. Miserie umane che però si devono anche, a mio parere, unire, sposare con il principio di giustizia. Ed è qui che dobbiamo trovare la chiave, no? Trovare il trait d'union che metta insieme la giustizia e il bisogno di giustizia con la pietà umana. Comunque, proprio perché si tratta di un messaggio praticamente mondiale, visto che va su Facebook, io mi limiterò a fare pochi accenni di riferimento personale, in poche parole, a fare pochi nomi e farò solamente qualche riferimento parziale per definire i personaggi della squallida e dolorosa storia che sto per tracciare, non mi dilungherò molto, e dare un senso a quello che sta avvenendo e che avverrà. E come ho detto prima, il problema di mettere insieme il bisogno di giustizia con la pietà mi si è presentato ultimamente. E a questo punto ho preso una decisione, proprio volendo perseguire la giustizia e far pagare giustamente, a livello morale soprattutto, le conseguenze di un furto che ho subito io alla persona che me l'ha fatta, una giovane madre. Questa giovane madre ha fatto qualcosa, no? Che adesso ve lo ricordo, vi ricordo. E io, chiaramente, visto che ha rubato qualcosa da me, a me, che gli avevo prestato con mille raccomandazioni e che non me la vuole restituire, per dispetto o per altro, non lo so, e per di più ha solidarizzato con un esponente della peggior feccia della società internettiana, soprattutto dei bulli, dei teppisti, e con uno di essi, per farsi bella e per dileggiarmi, mettendo su un annuncio più o meno vero, questo non importa, di vendita su Subito It, l'oggetto che mi è stato rubato, un libro non solo rilegato bene e quindi da un certo punto di vista prezioso, ma soprattutto prezioso per me, perché era un regalo del mio defunto padre e ha un valore affettivo molto molto importante. Ma procediamo con ordine. Allora, io avevo detto pochi istanti fa che ho l'esigenza, ed è giusto, di far pagare questa ragazza che lavorava per noi dove vivo io, in un MASO, lavorava, vabbè, diciamo che lavorava, attraverso una denuncia. Perché? Perché più volte le è stato richiesto, le è stato pregato di farmi riavere questo libro prezioso, importante per me, ma così non è stato, non l'ha fatto, anzi ha sbeffeggiato questa mia richiesta. Come ho detto, c'è stata poi questa sua assurda alleanza con i mascalzoni e con un mascalzone in particolare, che si chiama Luca, e allora io ho deciso di procedere, ma non è della denuncia che proseguirà a livello legale, secondo l'iter che mi è stato
consigliato dai carabinieri, ovvero fare una diffida, fare un ultimatum di 15 giorni di restituzione e proseguire poi con la denuncia se entro 15 giorni non mi ritornerà indietro il libro. Al di là di questo, che proseguirà perché lo trovo giusto, io avevo iniziato ed ho iniziato nei giorni scorsi un'opera di, diciamo, di divulgazione presso i compaesani di questa giovane, che proviene originariamente da un paesino della Valle dei Mocheni, molto piccolo e bello tra l'altro, e quindi far conoscere ai suoi coetanei, ai suoi amici o ex amici, e di ex amici io ho visto che ne ha tanti, come si comporta una loro paesana, una loro compaesana. Facendo questo ho cominciato a contattare delle persone, ma ecco che si presenta l'imprevisto. Si presenta l'imprevisto sotto forma di tante cose che giovani o meno giovani che ho sentito mi hanno raccontato su questa donna, su questa giovane donna che è madre di tre figli avuti da tre uomini diversi, di cui il primo figlio è stato avuto in età minorile, insomma, da minorenne. E mi è stato tratteggiato un quadro della vita di questa donna che io umanamente ritengo pietoso. Io non posso dare troppi elementi perché, ripeto, voglio rimanere per forza abbastanza nel vago, perché lo scopo di questo messaggio non è adesso andare ulteriormente a mettere il dito nella piaga della vita di questa donna, ma informare il perché di una mia decisione. Allora, mi hanno raccontato che questa ragazza, donna, insomma, è giovane perché non arriva certo ai 40 anni, ha avuto una vita eccezionalmente sfortunata, provenendo da una famiglia disfatta e sfortunata, madre alcolizzata, sorella drogata, che ha avuto a che fare perlomeno seriamente con la droga, lei con matrimoni alle spalle falliti, figli di vari uomini e ancora adesso un compagno che definire immaturo è essere gentili, definire infedele è essere, come dire, superficiali, diciamo, sbrigativi. Quindi una vita miserissima. E io mi sono scontrato, diciamo, adagio adagio in poche ore con una realtà che non aspettavo. Non mi aspettavo di sentire in modo così marcato che questa ragazza è conosciuta e che si sa della sua vita e non sapevo neanche esattamente fino a che punto la sua vita fosse stata da un lato sfortunata e anche con tanti guai che lei stessa si è cercati. E da qui nasce la decisione di non infierire ulteriormente sulla diffamazione, ma il termine diffamazione non è giusto, perché io non diffamo, ma informo in questo caso. Allora, sulla diffusione, forse sarebbe bene dire, di quello che lei ha fatto a me, e questo certo non è una diffamazione perché è vero, e ci sono i testimoni, perché c'è un testimone preciso, e fotografie che denotano che il libro che lei non mi vuole restituire era mio. Ed era mio. Ma ecco, non voglio continuare a parlare di questo perché è nemmeno in giro, perché già in valle è conosciuta, il paese è conosciuta ed è un paesone, Pergine Valsugana, una cittadina, e quindi mi ha fatto pena, diciamolo chiaramente, mi ha fatto pena. Io andrò avanti nella denuncia invece, perché questo è giusto. Le ho dato 15 giorni. E vedremo se in questi 15 giorni mi riappare magicamente il libro che mi ha rubato. Ma voglio mettere un attimino il dito in una piaga molto più dolorosa, quella delle persone a cui questa sventurata si è rivolta. Si è rivolta a un branco di infami, gente fallita, gente senza alcun tipo di moralità, se non pregiudizi.
la quale ha già cercato di sfruttarla. Siccome queste persone che io chiamo branco, di falliti, rancorosi verso di me, ce l'hanno con me da almeno 10-15 anni, in vari modi, hanno cercato in tutti i modi di diffamarmi e di tacitarmi, quando hanno scoperto che c'è stata una collaboratrice che per qualche piccolo problema è entrata in crisi con me, ma lei, o meglio con noi, ma lei entrava in crisi facilmente perché la sua natura è una natura fragile e psicologicamente imprevedibile, l'hanno adescata con l'aiuto di una donna sui 60 anni, una megalomane che per altri motivi si era offesa con me per mancanza di attenzioni. Questa poveretta, questa ragazza, è stata spinta verso i delinquenti internettiani. Uno che vive abbastanza vicino a Pergine Valsugana e, diciamo in regione, è uno scaltro teppista. Uno scaltro teppista che l'ha presa subito, l'ha strumentalizzata contro di me. Attenzione, prima di questo però, prima del teppista, originario di Novara ma che vive a Riva del Garda, un altro di questo branco di bulli frustrati e delinquenti ha catalizzato l'attenzione della giovane, in quel momento, come dire, nevrotica e nervosa verso di noi, offrendole del denaro sotto forma di bonifico quando avesse lasciato il servizio da noi al Maso. Noi che le abbiamo tenuto anche il figlio, l'abbiamo accolta come una figlia o come senz'altro una di famiglia per molti, per alcuni mesi. Bene, quest'altro personaggio di Firenze, ignobile come tutti i suoi sodali, ha cercato, appena ha sentito odore di crisi fra noi, di portarla contro di me per poter avere qualche informazione, per potermi diffamare ulteriormente, dicendole: guarda, se tu ti preoccupi per il tuo stipendio, perché dici che loro ti vogliono licenziare, mentre così non era, tra parentesi, io ti do tot soldi sotto forma di bonifico, uno stipendio, basta che li lasci. In realtà le cose non stavano proprio così, il servizio per cui veniva pagata questa ragazza era pessimo, le assenze erano continue, le scuse di tutti i tipi. Allora io avevo detto, e anche il mio collaboratore qui al Maso, a lei, avevo detto: guarda che ci stiamo informando per cercare qualcun altro. È chiaro che lo stiamo facendo perché o migliori nel tuo servizio o se no non possiamo buttare anche noi via il denaro. E lei adesso, fra le altre bugie che dice, afferma che noi l'avevamo ricattata, le avevamo detto che l'avremmo licenziata, così è andata a piangere col branco di delinquenti che l'ha sfruttata. Perché la cosa interessante da sottolineare è che questa giovane è stata strumentalizzata vigliaccamente da questo branco di manigoldi, da questo branco di infami. E io spero che un giorno se ne renda conto. Il teppista che abita a Riva del Garda e si chiama Luca, ha addirittura preso il libro in mano, cioè si è visto consegnato da lei il libro che io volevo indietro, e ha creato una inserzione su Subito.it, dove fa vedere che ce l'ha in mano e con un sorriso spavaldo dice che lo vende per 30 euro, con qualche battuta anche trafottente a corredo. Che sia vera, lo ripeto, o no, questa inserzione non interessa perché dimostra chiaramente che si tratta del mio libro, la rilegatura è identica ed è un'unica rilegatura, un unico tipo che veniva fatto per me, e che dire di più? E dimostra che se ce l'ha il teppista in mano vuol dire che gliel'ha dato questa persona. E dunque direi che abbiamo più che sufficienti prove dell'azione
delinquenziale. Si tratta, mi hanno detto i carabinieri, di appropriazione indebita e se viene affidata a un'altra persona e quest'altra persona cerca di farne vendita, si tratta chiaramente di ricettazione. Ed è su questo campo che io continuerò, perché la denuncia va fatta, a meno che il libro non mi torni indietro, lo ripeto. Però voglio dire, mi fermo qui con la volontà che avevo di informare la gente sulla natura infingarda, sulla natura disonesta, bugiarda di questa donna, perché la sapevano già tutti. Anzi, sapevano più di me, particolari molto brutti e pietosi della sua esistenza e guai che lei stessa si è creata, attenzione, perché sembra che sia esperta nel crearsi dei guai, come nel mentire. Ma questa storia mi spinge anche ad aggiungere alla denuncia che farò a lei, ulteriore denuncia al delinquente di Riva del Garda, sottolineando anche, registrazione alla mano, la telefonata che questo delinquente ha fatto al mio amico e socio Alvaro, malato di cancro, con una serie di insulti e di sfide. Si tratta di una telefonata ingiuriosa e sfidante, una brutta telefonata il cui tono ha scandalizzato molti, ha schifato direi molti, ma quando io associerò questa telefonata alla foto con questo individuo pessimo e spregevole che tiene in mano il mio libro rubato, credo che anche su questo aspetto andrò avanti a livello legale. Tutto qui. Quindi io non proseguirò solamente a fare informazione laddove questa informazione già esiste ed esisteva prima che io volessi farla o sospettassi che fosse necessario farla. Ho scoperto girando e contattando, diciamo, varie persone, tra l'altro, che c'è molta amicizia e solidarietà verso di me per questioni che mi sono successe e accadute tempo fa, dove io credevo ci fosse meno comprensione. Non perché non ce ne fosse, ma perché pensavo che il pregiudizio in una realtà pur sempre di provincia fosse ancora forte. Invece ho trovato veramente molta solidarietà e comprensione per questa cosa accadutami circa 10 anni e mezzo fa, e questo è un effetto secondariamente piacevole, se vogliamo, positivo di questa vicenda. Ecco, questo è tutto. Quindi io ho voluto dire che voglio accomunare la pietà umana verso questa ragazza, questa giovane madre, non infierendo più su di lei verbalmente o con altre informazioni, ma proseguendo solo con il giusto seguito legale che la sua vicenda avrà, ma soprattutto accanendomi contro questi vigliacchi, questi infami. E state attenti perché in internet ci sono realtà infami e sui newsgroup di Usenet, come il branco di delinquenti che cercherebbe e vorrebbe quello che non avrà mai, il mio silenzio e la mia sconfitta. Grazie ancora a voi, a chi mi ha ascoltato e naturalmente andiamo avanti nella vita, perché tutto il resto, come diceva qualcuno, è vita.